Il panorama economico è cambiato. Le piccole e micro aziende sono in difficoltà. Per sopravvivere alla crisi occorre agganciare i trend del mercato internazionale. Ma le imprese venete sono pronte al grande salto? I driver sono le imprese che stanno nei mercati internazionali, tant'è che noi viviamo una situazione di grande crisi, addirittura di recessione e pertanto anche di depressione, ci sono alcuni elementi anche depressivi. L'elemento comunque significativo e positivo è che nonostante tutto ciò le imprese che esportano continuano ad essere forti, tant'è che le esportazioni crescono di anno in anno ad un ritmo di circa il 10, a volte anche superano il 10-11%. Quindi queste sono le imprese che ci indicano in qualche modo, anche se non in maniera abbastanza precisa, ma quello che sarà il futuro del Veneto, cioè una regione a forte vocazione internazionale e che sappia collocare i propri fattori di sviluppo nel nuovo contesto. Credo che il tema del coordinamento, del cooperare tra imprese e dell'aggregazione si inserisca in che cosa? Si inserisca in una lettura del nostro modello imprenditoriale che si è sempre caratterizzato come un modello di piccole e medie imprese, in cui il piccolo era valorizzato come un elemento positivo, eccetera, che però abbiamo verificato, stiamo verificando oggi, non riesce a reggere. Noi non dobbiamo nascondere il fatto che in Italia e in Veneto, rispetto al resto d'Europa e del mondo, noi abbiamo una percentuale più alta di microimprese, che sono quelle fino a 10 dipendenti, quelle proprio piccole. Ecco, questa dimensione nei momenti della crisi può restare, ma la cosa che noi vogliamo cercare di aiutare a fare, e qualche disposizione nazionale per fortuna c'è in questo ambito, è quella di far sì che queste imprese molto piccole si mettano insieme. La politica del sano egoismo ha prodotto danni inimmaginabili. Ognuno può far da solo, non è vero, non è mai stato vero. Solo che prima c'erano le risorse da bruciare, adesso non ci sono più, e ci sono le imposte da pagare. La logica del distretto, che adesso viene superata, o sta per essere superata attraverso la ridefinizione, la riformulazione, attraverso invece il discorso delle reti di impresa, è quella, ma già doveva essere così. I distretti dovevano essere non solo ed esclusivamente un qualcosa fra intimi e fra omologhi. Doveva essere un qualcosa che permetteva un dialogo intersettoriale. Questo è quello che non si è riuscito bene a tradurre in concreto e speriamo che la nuova legge dia invece forse di più questa nuova luce, questa nuova interpretazione.